Grazie Presidente. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questo disegno di legge che oggi arriva in aula. Ringrazio quindi la Commissione Igiene e Sanità per i lavori che hanno svolto con la massima correttezza e in armonia. Ringrazio i gruppi parlamentari, ringrazio per il confronto che vi è stato fra Governo e Parlamento, e tutto questo ci consente oggi di avviare in aula l'esame di un disegno di legge di significativa rilevanza, ulteriormente migliorato rispetto al testo deliberato dal Governo. Ringrazio pertanto a nome del Governo il Presidente Collina della 12ª Commissione, il relatore, la relatrice Castellone, che si sono adoperati con il massimo livello di professionalità e competenza, e così come tutti i membri della Commissione Igiene e Sanità. Un apprezzamento particolare va anche al lavoro svolto dagli uffici delle commissioni. Nel merito, il decreto legge in oggetto è motivato dall'assoluta necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, che a oggi è ignoto, anche in ragione della consapevolezza delle difficoltà di valutare la frazione di infezioni da Covid-19, pauci sintomatiche o asintomatiche, che non richiedono assistenza medica. Mentre fino ad oggi la sorveglianza epidemiologica si è concentrata principalmente sui pazienti che hanno fatto ricorso al Servizio Sanitario Nazionale perché sintomatici, sospetti o contatti ad alto rischio di casi confermati in gruppi di popolazione specifici, ad esempio gli operatori sanitari. La comunità scientifica ritiene necessario acquisire informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche e sierologiche fondamentali, tuttora poco conosciute, ma indispensabili per garantire la protezione dell'emergenza sanitaria in atto e, come poc'anzi rilevato, anche per un'eventuale possibilità di una seconda ondata. In sintesi, i risultati dell'indagine di sieroprevalenza condotta costituiranno un'utile guida per le decisioni strategiche di carattere sociosanitario che dovranno essere prese nei prossimi mesi. Non solo. Utilizzando i dati raccolti mediante questa indagine potranno essere compiuti studi che consentiranno anche di effettuare misurazioni più accurate della letalità e di migliorare gli sforzi di modellizzazione. In definitiva si confida che i dati acquisiti tramite l'indagine aiuteranno a meglio definire le dinamiche di trasmissione del virus, ma non solo, le terapie, le cure, proteggere la popolazione, indirizzare le nostre risorse. È stata quindi prevista l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, anche genetici, relativi alla salute per fini statistici e di studi scientifici svolti nell'interesse pubblico, nell'ambito di un'indagine che sarà condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della Salute e dall'Istat, in qualità di titolari del trattamento, ognuno per i profili di competenza. Come ho già riferito, i lavori svolti in Commissione hanno consentito di apportare delle migliorie al provvedimento che rappresenta la base giuridica per lo svolgimento di questa indagine, che sarà svolta nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche allegate al codice privacy e di quanto stabilito dal protocollo metodologico approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, che nel pieno rispetto del principio di trasparenza è pubblicato e consultabile sul portale del Ministero della Salute. Valutata l'esigenza di determinare l'estensione dell'infezione della popolazione, l'Istat è stata autorizzata a provvedere all'individuazione di un campione casuale di 150.000 individui, stratificato su base regionale per classi di età, genere e settore di attività economica. Operativamente i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui in questione vengono trasmessi dall'Istat al Ministero della Salute. Quest'ultimo è a sua volta abilitato a richiedere ai fornitori di servizi telefonici i recapiti degli utenti da rintracciare. Alla Croce Rossa è stato affidato il compito di verificare telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi e somministrare loro un apposito questionario predisposto dal Comitato col supporto del Comitato Tecnico Scientifico. La Croce Rossa italiana fornisce in forma sintetica le informazioni in ordine al trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli relativi ai risultati delle indagini sierologiche. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in forma completa e consultabile sui portali istituzionali del Ministero della Salute e dello stesso Istat. Con un emendamento approvato in Commissione a ulteriore tutela degli interessati è stato precisato che nella informativa sintetica deve essere data indicazione delle modalità attraverso le quali reperire le informazioni complete.
L'iniziativa è accompagnata anche da attività di comunicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei soggetti direttamente coinvolti, anche per il tramite dei relativi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e le farmacie, al fine di favorire l'adesione all'indagine. I campioni sono raccolti presso appositi punti di prelievo allestiti a livello locale, anche presso le unità della Croce Rossa Italiana, oppure, quando necessario, a domicilio. I campioni sono analizzati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome e i risultati delle analisi svolte sono poi comunicati alle interessate. Con un emendamento è stato chiarito che garanti di tale comunicazione siano le regioni. In caso di diagnosi positiva, come stabilito dal protocollo metodologico, l'interessato viene messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato dal proprio servizio sanitario regionale o dalla ASL per fare un tampone nasofaringeo che verifichi l'eventuale stato di contagiosità. La riservatezza dei partecipanti è mantenuta per tutta la durata dell'indagine. I risultati sono infine trasmessi dai laboratori al Ministero della Salute e all'Istat per il tramite di un'apposita piattaforma informatica con modalità sicure. Grazie a un emendamento, l'attività svolta nell'ambito dell'indagine di sieroprevalenza sarà ricompresa nella relazione annuale al Parlamento svolta da Istat. I campioni raccolti saranno conservati per 5 anni presso la banca biologica dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, nel rispetto delle linee guida per l'istituzione e l'accreditamento delle biobanche condotte dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La conservazione dei campioni si rende necessaria al fine di garantire l'esecuzione di eventuali indagini sierologiche aggiuntive con la disponibilità di nuove metodiche standardizzate. Valutare l'eventuale co-circolazione di altri coronavirus, valutare l'effetto della presenza di una risposta anticorpale a infezioni pregresse da altri coronavirus o altri virus respiratori sull'efficacia dei vaccini per il coronavirus e di altri vaccini per virus respiratori. La banca biologica individuata risponde ai requisiti internazionali per la conservazione dei campioni e dotata di personale dedicato al sistema di controllo degli accessi, sistemi di elevato biocontenimento e software gestionali e posizionali dedicati. Il Ministero della Salute è titolare del trattamento dei dati relativi ai campioni conservati nella banca e l'accesso ai dati sarà effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità di ricerca individuate dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico nell'ambito dei progetti congiunti con il Ministero. L'Istituto Superiore di Sanità può trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine per finalità di ricerca scientifica. È stato stabilito con apposito emendamento che sia attribuita tale facoltà anche all'INAIL, quale organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori e di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Del resto, oltre alle variabili demografiche, l'indagine di sieroprevalenza si basa anche sulle variabili lavorative, necessarie per poter definire la diffusione dell'epidemia e quindi il modello di rischio nelle differenti categorie dei lavoratori. Regioni e province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, hanno accesso ai dati dei propri assistiti in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e ai dati relativi agli assistiti delle altre regioni in maniera anonima e aggregata a soli fini comparativi. Infine, la norma proposta affida al commissario straordinario per l'emergenza sanitaria il compito di acquistare i dispositivi idonei all'esecuzione delle analisi sierologiche, tenendo conto delle caratteristiche dei test definite dal Comitato Tecnico Scientifico in ragione di criteri di elevata specificità e sensibilità, facile realizzazione su larga scala e connotati da rapidità di ottenimento del risultato. Compete ugualmente al commissario provvedere all'acquisto di ogni bene strumentale alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica. Considerata l'urgenza, i soggetti coinvolti nell'indagine di cui tratta si sono autorizzati ad aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi all'attività in esame. Grazie. Grazie.